Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano. Queste due letture che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle, seppur apparentemente diverse, abbastanza eterogenee, in realtà confluiscono verso uno stesso lieto e assai consolante messaggio. Gesù nel Vangelo fa riferimento al fatto imminente della sua passione e morte e tutte le grazie che da quello sarebbero venute. Voi vi rattristerete, questo siamo nel contesto del discorso di addio del Vangelo di San Giovanni, ma il mondo si rallegrerà. Sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. È stata una conferenza grande, una prova immensa, a passare attraverso lo scandalo della croce del giovedì del Venerdì Santo. Ma Gesù ha permesso che tutto questo accadesse perché i beni che venivano da quello erano incalcolabili, diveniva il bene della redenzione. Che cosa ci dice questa pagina del Vangelo? Che non dobbiamo mai spaventarci di nulla, perché quando arriva qualche cosa non bella, sicuramente, se accettata, accolta e vissuta, dietro quella cosa bella, per noi che siamo figli di Dio, c'è sempre un autotreno di grazie. Non avviene se non per divina disposizione o permissione. La prima lettura dice la stessa cosa. San Paolo si trova a Corinto, siamo già verso la fine degli Atti degli Apostoli. San Paolo non lo poteva vedere nessuno, specialmente tra i giudei, perché andava predicando Cristo, e per i giudei Cristo allora e per alcuni anche oggi era un fuori di testa, un eretico, un sobillatore, uno che andava a cambiare la legge di Mosè, voleva ammazzare. Cosa succede? Cosa abbiamo letto? Una notte in visione al Signore gli disse: non avere paura, continua a parlare e non tacere, attenzione, perché io sono con te e nessuno di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Come continua? Paolo si fermò un anno e mezzo senza che nessuno gli dicesse niente e tutti volevano ammazzare. E come mai? Perché se tutti ti vogliono ammazzare, Gesù Cristo dice: a te non ti tocca nessuno, a te non ti tocca nessuno. Non è uno scherzo questo, non ti tocca nessuno, non lo possono fare. Cioè, non è uno scherzo, chi comanda, cioè voi sapete che il nostro Signore ogni tanto prende un po' in giro il diavolo, nel senso che gli dà l'illusione di fare qualche cosa così, se pensa che comanda lui, ma non comanda lui, comanda Dio. Dopo un anno e mezzo, che succede? Avete sentito, no? Lo portano, i giudei insorsero in massa contro Paolo, lo condussero al tribunale, lo portano dal proconsolo romano, da Gallione, e gli dicono: guarda, guarda, questo persuade la gente a rendere un culto a Dio contrario, in modo contrario alla legge. Gallione, che era un po' romano, dice: senti un po', alto, a me queste cose non me ne importa niente, se me lo volete portare a qualche reato nel codice penale romano va bene, ma se si tratta di cose di religione vostra, vedetevi da voi. Che succede? Li fece cacciare dal tribunale, la buttare di fuori, dove mago sentì? Cacciare. E il capo della sinagoga, che sicuramente era quello che aveva organizzato tutto, l'hanno gonfiato, detto così, eh? Allora tutti afferrarono soste, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. E Gallione, capito? Quindi se sono saltati a mettersi contro San Paolo prima del tempo, poi San Paolo lo sappiamo che è morto martire, ma è morto martire quando ha deciso il Padre Eterno, non prima, non un minuto prima. Se sono saltati per secondo San Paolo, non solo che nessuno ne stava a sentire, la cacciata al tribunale e quello che era il capostazio l'hanno gonfiato con una zampogna di mano. Capito? Cioè, che succede? Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, quindi continuate a predicare come vi pare e piace. Poi se n'è andato perché se ne è voluto andare lui, non perché l'hanno cacciato, prese il congedo dei fratelli e si imbarca dove? In un altro luogo di evangelizzazione, in Siria, in compagnia di due grandi, una delle prime grandi coppie di santi, marito e moglie, una marito e moglie di diventa santi, che sono Aquila e Priscilla, che erano brigatori di tende come San Paolo, e suoi compagni in diversi viaggi apostolici. E fine della trasmissione. Capite che si dice? Cioè, capite? Il nostro Signore aveva stabilito che questo suo apostolo teneva ancora che fa, dicono a Napoli. Teneva che fare,
E se questo deve evangelizzare dei posti, e questo Gesù lo vuole, allora scaterà un trovato l'inferno contro. Non succede niente. Vedremo nei prossimi giorni, continuando la lettura degli Atti degli Apostoli, la fine della vita di San Paolo. A un certo punto poi si trova nei guai, si appende a Cesare, va a Roma, sbarca a Pozzuoli, passa qui sotto, lo sapete che San Paolo è passato qui sotto al Foro Appio, lo sapete che c'era una stele al Foro Appio, l'avete vista? Ecco, per andare diretto a Roma attraverso la via dell'Appio e poi dimore sul Laurentino, dove adesso sorgerà la Basilica del... Ma quando Dio vuole, quando lo decide il Padre Eterno, non prima. Così è stata anche la vicenda terrena di Gesù, no? Tutto il Vangelo di San Giovanni, ora l'anno prossimo faremo San Luca, tra due anni se sto ancora qui, se Dio vuole faremo San Giovanni, cioè tutto il Vangelo di San Giovanni, a Gesù lo volevano ammazzare appena messo il naso fuori da Nazareth, non ho fatto manco tempo a mettere il naso, già lo volevano ammazzare. Dice, tranquilli che fino a quando non arriva l'ora non succede niente, e così è stato. Capito? Quindi questo ci dà una grandissima fiducia in Dio e nella potenza della sua volontà. Se Dio si mette in testa una cosa, noi dobbiamo semplicemente affidarci, abbandonarci, non lo ferma nessuno. Siamo noi che con le nostre capocce, con le nostre cose, possiamo creare problemi, diciamo così, al nostro Signore, ma Lui non ce l'ha mai. Ecco, quindi bisogna imparare ad assecondare docilmente il suo agire nella nostra esistenza, imbarcarsi nella docilità a quelli che sono i suoi disegni, i suoi voleri e le sue disposizioni, senza timore di nulla, perché a Lui, a noi ci pensa Lui. Dobbiamo fare un patto, noi dobbiamo pensare alle cose sue, quindi a farci santi, a diventare più buoni, e Lui pensa alle cose nostre, e non succederà mai niente di male nella nostra esistenza. La Madonna era una maestra in questa. Chiediamo, proseguendo con il giorno del mese di maggio, che ci aiuti sempre di più per entrare in questa intima vita di comunione profonda con il nostro Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.